migliaia di persone ad Agnone per la prima festa dei fuochi rituali, un appuntamento che ha richiamato tantissima gente qui in Alto Molise, cui hanno partecipato tutte le comunità molisane che in special modo nel periodo natalizio hanno in qualche modo nel fuoco un simbolo identitario. Alle mie spalle il grande falò della fratellanza, dell'amicizia, dove tutti, praticamente tutte le comunità che hanno portato i propri simboli del fuoco fanno riferimento al termine di una lunga sfilata per la città di Agnone. Hanno partecipato per questa prima edizione la Faglia di Oratino, le Endocce di Civitanova del Sannio, quelle di Agnone ovviamente, con la comunità agnonese a fare da padrone di casa, quindi le Farchie di Monte Falcone nel Sannio, quelle di Salcito ed infine l'Andoccia di Pietrabondante. Che tradizione Monte Falcone porta quest'oggi ad Agnone? La Farchia, poi le parole, è un insieme di listelli di legno che, diciamo, nei tempi dove l'elettricità non esisteva, la gente il 24 di dicembre, tornando dalla campagna per recarsi alla veglia, accendeva queste torce lungo il cammino per farsi luce, diciamo, per poi essere poggiate davanti la chiesa e illuminare, diciamo così, tutto il paese. Le Endocce, il simbolo, teniamo il simbolo delle Endocce e mo sfiliamo per Pietrabondante, siamo pietrabondantesi. Questa serata, sindaco, consacra Agnone capitale del fuoco. Sì, assolutamente, questo era l'obiettivo che ci siamo posti, oggi finalmente un sogno che abbiamo realizzato, quindi quando si lavora le cose riescono sempre, quindi bisogna porsi gli obiettivi e bisogna raggiungerli, e questo grazie alle comunità molisane che hanno accolto con entusiasmo questo progetto e si vede da come hanno animato questa sera Agnone. Noi siamo contentissimi di questo e speriamo di rafforzare queste relazioni che consentono di abbattere i campanili e ci consentono di elaborare un progetto di sviluppo di tutto il territorio partendo da quello che è il nostro patrimonio immateriale, che sono queste tradizioni che pochi hanno. Quindi noi dobbiamo valorizzarle, dobbiamo crearci economia per rigenerare il nostro territorio come il fuoco rigenera ogni anno le coscienze di tutti noi e ci dà nuova luce per gli anni che verranno. Un rito che non è solo dell'Alto Molise ma è identitario dell'intera regione Molise, per cui quest'anno siamo partiti con la prima edizione di questo grande evento che andrà avanti per tutto il mese di dicembre qui ad Agnone. Ormai l'Andocciata è sul cartellone turistico culturale dell'Italia intera, siamo veramente contenti. Il 10 ci auguriamo che venga il nuovo ministro della cultura, per cui sarà un susseguirsi di grandi eventi, di grandi serate all'insegna della identità del nostro territorio. Senta, portare la faglia da Oratino ad Agnone, che sforzo organizzativo ha comportato? Ovviamente è stato utilizzato un mezzo idoneo, le dimensioni sono un po' più ridotte rispetto alla faglia originale proprio per questo, quindi sicuramente qualche problema logistico e tecnico c'è stato, però superabile. Con l'entusiasmo. Certo. Giacomo Lombardi, sindaco di Rocca Mandolfi, ad Agnone. Insieme a alcuni amici siamo venuti questa sera ad Agnone con molta passione e con la voglia di stare insieme e di riscoprirci. Noi dobbiamo essere i primi custodi del nostro territorio, i primi turisti del nostro territorio, e quindi è bello conoscere anche le origini, le tradizioni delle comunità limitrofe alle nostre. Anche se con tante difficoltà, immagino, a perpetrare.